non si può non convenire con la considerazione di un grande regista come Giorgio Strehler, che disse: davanti alle scenografie di Luzzatti è come essere presi mani e piedi e trasportati dentro un sogno. Lui è sicuramente il più grande artista che io abbia mai conosciuto, e lui non si definiva artista. La tecnica è la parola prima di, invece vuole prima anima, poi tecnica. Una libertà espressiva totale. Quando non ci sono soldi è molto più interessante fare teatro, perché si è obbligati a tirare fuori la fantasia, altrimenti quando c'è, fai una bella scena per la Scala, basta fare un bozzettino, c'è chi te lo realizza, vai il giorno a vedere se è fatto bene o no. Artisti artigiani che capaci di creare con pochi pezzi di carta gli straordinari poemi. Il mondo di un pittore, il mondo di un illustratore, il mondo di un ceramista, di uno scultore, questa sua cultura la riportava all'interno della scenografia. Da quella esperienza nasce poi tra il 74 e il 75 nasce la cooperativa Teatro della Tosse. E da lì sono partito, voglio fare il cinema d'animazione. Giannini e Luzzatti erano una coppia ormai indissolubile. Ogni volta che si vedeva un loro film era una gioia per gli occhi, uno spettacolo. Lui ha realizzato la copertina, un magnifico cartone animato e poi tutta quanta la produzione e la scenografia del concerto. E allora quando mi capitò di fare il Festival di Sanremo, timidamente lo chiamai. Con un'opera del grande artista ligure Emanuele Luzzatti. Genova è la città più bella del mondo. Lui disse: io disegno quello che sarebbe piaciuto a me da bambino. Era un angelo, non lo so. Dice: con me la vita è stata talmente generosa che se non fossi generoso non sarei un uomo che si rispetta.